La prospettiva salvifica del divino nella filosofia greca. Rimpariamo il senso della distanza se vogliamo che un Dio ci salvi. La vera felicità appartiene alla divinità. È il suo standard, la condizione che le è connaturata. La divinità esprime se stessa attraverso la contemplazione. Il divino è contemplativo, è, come afferma Aristotele, atto puro del contemplare, pensiero di pensiero, noesis noeseos. Dunque, la felicità equivale alla contemplazione, ovvero all'attuazione della potenzialità contemplativa che appartiene all'uomo in quanto partecipa dell'intelletto divino. Diamo direttamente la parola ad Aristotele attraverso un famoso passaggio della Metafisica. In primo luogo, dunque, se non è pensiero in atto, ma in potenza, logicamente la continuità del pensare per essa costituirebbe una fatica. Inoltre, è evidente che qualcos'altro sarebbe più degno di onore che non l'intelligenza, ossia l'intellegibile. Infatti, la capacità di pensare e l'attività di pensiero appartengono anche a colui che pensa la cosa più indegna, sicché se questa è invece cosa da evitare, è meglio infatti non vedere certe cose che vederle, ciò che c'è di più eccellente non può essere il pensiero. Se dunque l'intelligenza divina è ciò che c'è di più eccellente, pensa se stessa e il suo pensiero è pensiero di pensiero. Tuttavia, sembra che la scienza, la sensazione, l'opinione e il ragionamento abbiano sempre come oggetto qualcosa di altro da sé e che abbiano se medesimi come oggetto solo di riflesso. Inoltre, se altro è il pensare e altro ciò che viene pensato, da quale dei due deriva all'intelligenza la sua eccellenza? Infatti, l'essenza del pensare e l'essenza del pensato non coincidono. In realtà, in alcuni casi, la scienza stessa costituisce l'oggetto. Nelle scienze poetiche, per esempio, l'oggetto è la sostanza immateriale, è l'essenza, e nelle scienze teoretiche l'oggetto è dato dalla nozione e dal pensiero stesso. Dunque, non essendo diversi il pensiero e l'oggetto del pensiero, per queste cose che non hanno materia, coincideranno e l'intelligenza divina sarà una cosa sola con l'oggetto del suo pensare. Resta ancora un problema, se ciò che è pensato dall'intelligenza divina sia composto. In tal caso, infatti, l'intelligenza divina muterebbe, passando da una all'altra delle parti che costituiscono l'insieme del suo oggetto di pensiero. Ed ecco la risposta al problema. Tutto ciò che non ha materia non ha parti. E così come l'intelligenza umana, l'intelligenza almeno che non pensa dei composti, si comporta in qualche momento, infatti essa non ha il suo bene in questa o quella parte, ma ha il suo bene supremo in ciò che è un tutto indivisibile, il quale è qualcosa di diverso dalle parti. Ebbene, in questo stesso modo si comporta anche l'intelligenza divina, pensando se medesima per tutta l'eternità. Ecco, nel Dio aristotelico, dunque, soggetto e oggetto del pensiero coincidono. Ciò che per l'uomo è intellegibile,
ossia afferrabile attraverso l'atto intellettuale. L'intelligibilità indica una potenzialità che necessita di essere attuata. Per il Dio è comprensione in atto, intelligenza autocentrata nell'atto riflessivo per tutta l'eternità. Il Dio, per il pensiero filosofico greco, dunque, rivela il suo aspetto salvifico in quanto si disinteressa dell'uomo, trascendendo completamente gli aspetti più infimi, bassi, miserabili della sua esistenza. Semplicemente non lo vede l'uomo. L'essere beato e immortale, sentenzia Epicuro, non ha cose di cui preoccuparsi e tantomeno ne procura agli altri. Pertanto non è soggetto né all'ira né alla benevolenza. Simili passioni, infatti, affliggono soltanto l'essere debole. È la prima delle massime capitali, questa. Ad Epicuro fa poeticamente eco il grande Lucrezio nel De Rerum Natura, libro secondo, versi 646 seguenti. Infatti è necessario che ogni natura divina goda di per sé vita immortale con somma pace, remota dalle nostre cose e immensamente distaccata, che immune da ogni dolore, immune da pericoli, in sé possente di proprie risorse, per nulla bisognosa di noi, né dalle benemerenze avvinta, né toccata dall'ira. La divinità assiste impassibile alla tragedia del vivere umano dalla vetta della sua olimpica serenità. Al massimo possiamo immaginarcela come spettatrice, mai come partecipe, emotivamente presa. Muove senza essere mossa, giacché il filosofo, come mostra Platone nel celeberrimo discorso socratico del Simposio, essendo posseduto dal demone erotico, desidera accostarsi al bello e possederlo per l'eternità. Per questo possiamo aggiungere: il divino non va temuto. Si tratta del primo punto del celebre tetrafarmaco di Epicuro, bensì ammirato e imitato per quanto possibile. In senso teoretico-intellettuale, alla maniera aristotelica, la scienza episteme è annoverata tra le cosiddette virtù dianoetiche, cui la scuola epicurea aggiunge la dimensione più propriamente etica. Se il fine della pratica filosofica consiste nel piacere, inteso come assenza di turbamento, ebbene, un solo attimo di puro piacere non aggiunge né toglie nulla alla sua perfezione, giacché l'infinito tempo e il finito hanno ugual quantità di piacere, ove si misurino i limiti di esso con la ragione. È la 19ª delle massime capitali di Epicuro. Ecco perché, nonostante la nostra natura mortale, ci è dato accostarci, quantomeno ottativamente, alla condizione divina. Grida la carne, non aver fame, non aver sete, non aver freddo. Chi abbia queste cose e speri di averle, anche con Zeus può gareggiare in felicità. 33ª massima del Gnomologio Vaticano. In ciò consiste il cuore della buona novella epicurea. Nulla di sorprendente, dunque, nel fatto che per la Grecità antica l'incarnazione in senso cristiano sia assolutamente inconcepibile, se non addirittura blasfema. Un Dio che si fa uomo non ti salva, finisce solo col perdere se stesso, dalla prospettiva greca intendo, rinunciando alla sua funzione divina, una sorta di harakiri olimpico. Il divino non ama, nella misura in cui l'amore è tensione erotica, desiderio, figliuolo, della mancanza.
egli ella è imperturbabile, pieno di se stesso o di se stessa. Il Dio non è causa efficiente, non sta alle nostre spalle, non ci ha creato, non rivendica alcuna paternità sul genere umano, bensì al limite causa finale, orizzonte ultimo, come nel modello aristotelico. Si tratta di un modello autarchico a cui tendere, uno straordinario bastare a se stesso. Ecco, la divinità basta a se stessa, è autarchica, sia nella versione aristotelica che in quella epicurea e che in quella stoica in un certo senso. Oppure, se vogliamo declinare il concetto di divino alla maniera degli stoici, appunto, il divino è un tutto nel quale immergersi, un tutto natura del quale si è parte, in maniera più o meno inconsapevole. Non soggetto, ma oggetto d'amore e di desiderio, meta ultima, destino dell'umano. In un certo senso il filosofo ama il divino, ovvero il sapiente per eccellenza, la fonte di ogni sapienza, proprio perché sa di non conoscerlo e avverte profondamente l'abissale immensità della sua distanza. Sul concetto di distanza, variamente inteso, si fonda anche quello che noi chiamiamo senso del sacro. La distanza dipende dal coglimento del limite, e senza il limite non è dato rapportarsi problematicamente all'altro, cioè all'essenza del divino. Risacralizzare il rapporto con la terra significa coltivare una metafisica del limite, lasciando spazio a che il divino si manifesti. Per questo occorre deporre la delirante metafisica dell'illimite, del transumano e della tecnologia immortalizzante. Liberarsi del residuo post-biblico del Dio potere che marca la storia di sé, che si piega possente e salvifico a trasfigurare una ristretta umanità egopatica. Il limite meccanizzato, spogliato di qualsivoglia tensione agapica ed empatica, non salva nemmeno i pochi. Perde l'umano insieme al divino. Riscoprire lo spirito dei greci in un mondo sempre più interconnesso e potenzialmente ecumenico potrebbe favorire la riconciliazione con l'alterità divina, aiutandoci a smarrire il nostro doloroso egocentrismo tecno-economicista tra un corroborante infuriare bacchico e il pacato sorriso ironico di un dio epicureo assiso lassù in una verdeggiante faglia d'intermondo. Intanto reimpariamo a segnare la distanza se vogliamo che un Dio ci salvi. Nel nostro piccolo non permettiamo che lo studio del mondo antico e l'antico modo di studiare tramontino in un rigurgito di STEM con la benedizione di AI. Salviamo il liceo classico. Un caro saluto a tutti i miei ascoltatori e alla prossima lezione.